Come definire la curva di luminanza all'entrata di un tunnel secondo la nuova norma UNI 11095 del 2019? Una volta definita la strada e la galleria, posso entrare nella sezione curva di luminanza attraverso il bottone che si trova nella parte bassa destra della finestra stessa. A questo punto, dopo aver definito cliente e nome della galleria, posso passare a selezionare il metodo B della UNI 11095-2019, definire la lunghezza della galleria, dire che è una galleria lunga, la latitudine, la velocità, supponiamo 120 km all'ora, la direzione di marcia sud-nord, il tipo di impianto a controflusso, lo stato della carreggiata asciutta, tipo di strada è una strada normale e automaticamente il programma mi propone una distanza di arresto, distanza di riferimento pari a 143 metri. La classe stradale definita come M3, il senso di marcia a senso unico. A questo punto, per il calcolo della luminanza atmosferica, definiamo la distanza di visibilità meteorologica. Siamo in una condizione di sea level countryside. Quindi automaticamente il programma mi propone una luminanza atmosferica di 381,3 candele al metro quadro, definita alla distanza di riferimento. Ora andiamo a definire la curva di luminanza attraverso il diagramma di Adrian, quindi prendendo un'immagine. Si entra quindi nella sezione immagine, tasto destro. Inserisci immagine. Andiamo a scegliere la cartella all'interno della quale abbiamo messo le nostre immagini e scegliamo la nostra galleria. A questo punto dobbiamo definire il centro della galleria, quindi tasto destro, definisci centro. Dobbiamo definire la larghezza della galleria, quindi definisci primo punto di misura. Definisci secondo punto di misura e diciamo che in totale, compreso i marciapiedi, abbiamo una larghezza di 8,6 metri. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo definire la dimensione massima della galleria e basta fare tasto destro, definizione grandezza galleria. E dire che la grandezza è in questo caso pari a 9 metri, perché è una galleria a sezione circolare. La definizione della larghezza prima l'abbiamo fatta tra il marciapiede alla sinistra e il marciapiede alla destra, dando 8,6. L'andamento della sezione mi permette di dire che siamo oltre l'8,6, quindi siamo all'incirca attorno a 9 metri. A questo punto dobbiamo andare a definire le diverse corone circolari e i diversi elementi della corona circolare. Selezioniamo clic del mouse, selezioniamo il cielo e diciamo che questa parte superiore è cielo. Passiamo a definire la vegetazione, quindi supponiamo che questa sia vegetazione. A questo punto definiamo la strada. A
alla mia sinistra definisco ancora la strada, però come posso vedere è in parte gestita tramite vegetazione, supponiamo per un 20% e l'80% per la strada e così via per tutti gli altri segmenti, quindi valori, supponiamo, abbiamo detto strada 80%, vegetazione 20%. Ottanta per cento, 20%, ok. Valori 80%, 20%, siamo leggermente di più, supponiamo 60% e 40% di vegetazione. Qui siamo a 55 e 45. Ok, poi alla mia sinistra, scusate, alla mia destra, si può vedere che abbiamo ancora una parte di vegetazione che è data da questi elementi. E una parte di rocce. Manca una parte di vegetazione che è quella qui sopra. E a questo punto possiamo dedicarci alla definizione degli ultimi elementi che sono quelli dell'imbocco. Quest'altra invece essere strada. A questo punto abbiamo definito tutti gli elementi tranne quelli dell'ultima corona circolare. Possiamo proseguire con la definizione, un'estensione di quelli precedentemente definiti. Quindi presupporre che qui abbiamo come definito in precedenza 80-20 e poi gli ultimi elementi. Ok, a questo punto si può passare a situazioni e si vede subito che il programma mi mostra due piccole aree rosse che non sono state definite, quindi dobbiamo entrare e andare a definire quali. Ok, e a questo punto il programma, una volta definite tutte le sezioni delle varie corone circolari, quindi dei vari anelli, mi disegna la curva di luminanza corrispondente alla norma UNI 11095-2019 secondo il metodo B semplificato. A questo punto, una volta definita la curva, si esce da questa finestra e si prosegue con la definizione della disposizione degli apparecchi di illuminazione che poi, una volta effettuato il calcolo, è determinata l'andamento della curva calcolata di luminanza, si confrontano le due curve affinché la curva calcolata sia poi alla fine del processo di progettazione superiore alla curva limite.